La velocità di contagio della variante Omicron, con quasi 100.000 nuovi contagi nella sola giornata di ieri, ha costretto il governo a varare un decreto con nuove regole su quarantena e Green Pass. Per quanto riguarda la quarantena, per evitare che l'Italia si fermi a causa dell'alto numero di persone contagiate o venute in contatto con un positivo, non dovranno più fare la quarantena i contatti di positivi che abbiano fatto la dose booster di vaccino o la seconda dose da meno di 4 mesi se asintomatici. In questi casi è prevista una forma di autosorveglianza e il tampone con esito negativo al 5° giorno dal contatto. Per chi è vaccinato da più di 4 mesi, negativo a seguito di contatto con un positivo, l'autoisolamento si riduce da 7 a 5 giorni, sempre in seguito a un test negativo. Per chi non è vaccinato, la quarantena rimane di minimo 10 giorni. Dal 10 gennaio, invece, fino a quando non cessa lo stato di emergenza, il certificato verde rafforzato servirà per alberghi e strutture ricettive, feste, cerimonie civili e religiose, sagre e fiere, congressi, servizi di ristorazione all'aperto, impianti di risalita, piscine, sport di squadra e centri benessere anche all'esterno, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto. Sarà inoltre obbligatorio anche per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, locali e regionali. Vita difficile dunque per chi non si vaccina, escludendo i casi di esenzione certificati forniti di apposita dispensa. Il Green Pass ottenuto da tampone con una durata massima di 48 ore è valido solo per andare a lavorare.